start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio farvi un video speciale, un video dove andiamo a vedere i giochi che ho portato nel corso degli ultimi due o tre anni e vediamo in che stato si trovano, soprattutto a livello di aggiornamenti e cose varie. Questo l'ho portato un annetto fa, adesso non ho sotto mano i dati di tutti i giochi che andremo a vedere, però diamo un'occhiata a quando è l'ultimo aggiornamento e come sta, diciamo, a livello di prezzo e di recensioni. Questo era Captain of Industry, gioco molto 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 promettente, è uscito poi il 31 maggio 2022 in Early Access. Diamo magari un'occhiata a 2-3 anni, quindi si parla ancora comunque di un paio d'anni buoni ancora di Early Access. 27,99€, le recensioni comunque parlano per lui, io ne ho parlato bene perché comunque era un ottimo gioco, e a livello di aggiornamento il più recente è il 23 di giugno, quindi calcolate che lo sto registrando il 27, quindi il 28, scusate, quindi 5 giorni fa, ottimo, c'è un update grosso il 30 maggio, quindi direi che è un gioco assolutamente sviluppato ancora, promettente, e stanno portando avanti quanto promesso. Ora andiamo su una chicca, questo è Cosmothea, uscito il 24 di ottobre 2022, e io lo portai, è un gioco davvero molto molto interessante ed è forse uno dei pochissimi che ho in lista ad avere delle recensioni estremamente positive pur essendo in Early Access. Costa 16,99€, adesso scontato 19,99€, meritatissimi, assolutamente giusto come prezzo, ci sta, e forse anche basso. L'ultimo aggiornamento è oggi, quindi il 28 di giugno, vi garantisco costanti aggiornamenti, ho sempre la home di Steam con Cosmothea nelle prime posizioni perché lo rilasciano sempre aggiornato, sempre nuovi aggiornamenti interessanti, ed è una sorta di, non saprei neanche dirlo, è una gestione dell'equipaggio, gestione della flotta, delle risorse, si può giocare anche co-op o PvP, sia online che in LAN. Si procede, questo è un pochino più sconosciuto di più, magari non lo avete visto, è simile al precedente, focalizzato sulla costruzione però di fabbriche interstellari. Era promettente quando è uscito, è in 1.0 da dicembre 2022, aggiornato l'ultima volta al 2 giugno, quindi gli aggiornamenti grossi invece sono di marzo, insomma, però bello aggiornato anche lui, recensioni positive, 16€, non è male come prezzo, comunque sta crescendo bene. Landlord Super invece è un gioco che è uscito a maggio in 1.0, io ve lo portai qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, forse addirittura nel 2020. È una sorta di House Flipper ma con la costruzione manuale, costruzione libera, hanno aggiunto comunque la possibilità di costruire liberamente sul terreno che ci viene affidato. È un gioco, lo definirei non trash, però molto particolare, molto British. È due tipi di inglese, non c'è l'italiano, c'è l'inglese americano e l'inglese inglese UK, quindi un pochino più difficile di comprensione. Dovremmo mangiare, dovremmo soddisfare i nostri bisogni corporali, di andare in bagno e di lavarci. Potremmo fare dei lavori vari loschi per comprare materiali e costruire la casa. Molto interessante, diciamo che le recensioni sono positive, per lo più positive le recenti, però il gioco è uscito e costa 20€. Lens Island invece lo portai tempo fa, penso anche in live, è un periodo in cui lo facevano comunque un po' in tanti, sta crescendo bene. L'uscita in Early Access è del 26 novembre 2021, loro avevano detto tra il tardo 2023 e inizio 2024, quindi siamo nell'ultimo annetto di Early Access. In quanto agli aggiornamenti, il 24 di marzo, è un po' che non lo aggiornano, diciamo, però hanno aggiunto nuove cose, anzi, dire la verità, c'è un annuncio del 24 giugno, quindi 4 giorni fa da quando sto registrando, dove
aggiungeranno nuove armature e nuove features, quindi sviluppo ancora bello consistente, diciamo. Poi il gioco era anche parecchio carino. My Gaming Club è uno di quelli che mi intriga di più. Sapete che sono un fan dei simulatori di attività, simulatori di vita. L'ho provato un po' di tempo fa e devo dire che è molto cresciuto. Hanno aggiunto nuove cose, nuovi sistemi di riciclaggio, i sistemi audio, potete mettere l'audio in casa, potete mettere anche i condizionatori adesso. Hanno facilitato un pochino il guadagno di soldi, hanno aggiunto la casa personale, hanno aggiunto appunto, hanno espanso la mappa. Sta crescendo bene, non risulta in early access, però insomma l'ultimo aggiornamento è il 15 aprile, quindi probabilmente sono anche in pochi a svilupparlo, quindi ci vorrà un po' di tempo. Però assolutamente, se amate questi giochi dove simulate insomma la vostra sala giochi, un gioco merita assolutamente. My Garage è uno dei giochi che ho più apprezzato nell'ultimo anno, anche se in realtà lo posseggo da più tempo, perché di recente è stato aggiornato con un nuovo tipo di macchina, una sorta di BMW. Hanno aggiunto il diesel oltre alla benzina adesso come aggiornamento. Vedete questa, non BMW, scusate, una Mercedes chiaramente. Nuova auto, ma anche qui una nuova auto, più uno stile americano. Hanno aggiunto il diesel, hanno aggiornato le mappe, la proceduralità della mappa. Hanno disabilitato attualmente il traffico, che non serviva assolutamente a nulla. Sta crescendo davvero molto molto bene. Costa 20 euro, penso costi parecchio più di quanto costava prima. Loro dicevano 12 mesi di early access, ma in realtà siamo ben oltre, perché siamo quasi a 2 anni. Però sta crescendo davvero bene, e rispetto anche solo a un My Summer Car è molto più ottimizzato, meno bug, più facilità nell'interazione della macchina. Infatti vedete anche qui nel video che sta martellando, sta saldando, insomma sta tagliando parti di carrozzeria. È tutto molto ben fatto, insomma non bisogna andare a tentativi, a click forsennati per beccare il punto giusto. Quindi insomma, se siete appassionati di car mechanic ma volete qualcosa di un pochino più soddisfacente, quindi meno guidato, questo è sicuramente assolutamente il gioco che fa per voi. My Little Blacksmith Shop, non riesco a pronunciarlo. Allora, il gioco è molto interessante, ma non ha aggiornamenti da tantissimo tempo, ma escono continuamente questi aggiornamenti, update di cose che usciranno, che saranno bellissime. Le ho viste, cambieranno, stravolgeranno il gioco. Il problema è che l'ultima patch risale una vita fa, forse a dicembre. Quindi grandi dubbi per questo gioco, perché prometteva davvero bene, ma i prossimi aggiornamenti sono assolutamente bellissimi, meritano questi 8 euro, ma chissà quando e se usciranno. Il gioco è uscito in Early Access, tra l'altro nel 2017, avevano promesso, adesso vediamo se lo dicono qua, 2024, quindi siamo ancora in tempo, insomma. Però questa data potrebbe essere stata anche modificata, secondo me sì, perché 7 anni di sviluppo mi sembrano un po' troppi, quindi stanno avendo dei ritardi. Per questo dobbiamo, diciamo, rimandarlo prossimamente. My Village Life, questo l'ho provato marginalmente perché è un gioco, secondo me, molto lungo, molto profondo, ma l'ho provato a novembre, volevano uscire a fine 2022, non ci siamo. 15 euro, ma hanno rilasciato l'ultimo aggiornamento 6 aprile, tra cui anche l'aggiornamento della colorata Pasqua, insomma. E lo aggiornano, devo dire, lo aggiornano, ma non c'erano tante cose. Quest'anima un pochino trash, l'avevamo vista anche in video. Ci stanno mettendo impegno, quello senz'altro, perché comunque anche lo sviluppatore ha voluto, prima di mandarmi il codice, ha voluto che si completassero degli aggiornamenti. Vedete anche qua, hanno aggiunto che i mezzi, c'è questo piccolo kart. Il gioco merita, senz'altro, anche perché le recensioni 170 molto positive parlano da sé, insomma. Però non è sicuramente un gioco per tutti. Nova Lens, questo se lo cercate nei video del canale non lo troverete, perché ha cambiato nome, si chiamava Nova Islands e ora ha cambiato. Questo lo voglio riprovare, l'ho riscaricato e lo riproverò. Se ve lo ricordate c'erano le varie fabbriche. Tra l'altro questo è forse l'unico di quelli che abbiamo visto fino adesso
che è arrivato anche in italiano. Quindi insomma questo andrà approfondito, è il classico gioco un po' simile alla Factorio con elementi di sopravvivenza, con questa grafica pixel grafica, però vedete che nasconde anche una certa dinamicità, perché vedete che il protagonista saltellava con la sua cavalcatura. Da approfondire, non è in Early Access questo, recensioni molto positive anche se quasi 500, gli sviluppatori ringraziano, è uscito il 22 di giugno, tra l'altro 6 giorni fa, quindi insomma è da assolutamente da tenere d'occhio, anche se è uscito insomma. Vedete che poi ci sono queste costruzioni anche oblique qui nel, dove potete fare i vari conveyor, le varie gru che trasportano oggetti, insomma, quindi interessante. Patron ne hanno fatta tanta pubblicità, al momento non ha delle grandissime recensioni, soprattutto quelle recenti. 19,99 il prezzo, è un city builder simulator, non so, alla Banished. E l'ultimo aggiornamento è il 13 giugno, quindi lo stanno tenendo aggiornato. Tra l'altro non sembra Early Access perché è uscito, interamente tradotto in italiano grazie alla traduzione degli utenti, quindi è giocabile, sì, c'è scritto anche lì, insomma potete poi vedervi le recensioni che sto scorrendo adesso, quindi confermano anche le recensioni i frequenti aggiornamenti. Ora andiamo avanti con Railroads Online. Ammetto che dal video che io ho portato non si, diciamo, notava una gran qualità di gioco, sembrava molto 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 grezzo. In realtà, vabbè, costa 30 euro, non costa poco, è in italiano, ma le recensioni parlano un po' da sé, cioè sono 3653, molto positive, quindi io avevo detto andrebbe provato perché è intrigante. Non ho ricevuto lo stesso feedback dai vostri commenti, ma in realtà, insomma, aggiornato il 26 giugno, 2 giorni fa, hanno aggiunto l'aggiornamento al cielo e al meteo, al tempo atmosferico, quindi sembra davvero molto interessante, e l'Early Access è previsto entro un anno dal rilascio iniziale, ma se il rilascio è questo, ne manca, cioè siamo, diciamo, un pochino in ritardo. Il prezzo non è basso assolutamente, possiamo andare a vedere magari gli screen, insomma, si costruisce in cooperativa o da soli la ferrovia, la si fa funzionare, può essere interessante se siete magari amici grandi appassionati di treni, questo è senz'altro unico nel suo genere. Ruin Arc invece, perché non parliamo solo di note positive, il gioco aveva un'idea originalissima, quella di fare, diciamo, il villain, il cattivo, insomma, e andare a conquistare i villaggi. Il gioco di per sé è anche aggiornato, perché comunque il 30 maggio ci sono aggiornamenti frequenti, è uscito in 1.024 di aprile, tuttavia le recensioni recenti sono per lo più negative, quindi dicono che va migliorato il gameplay, ne ho viste altre dove dicevano sembra che gli sviluppatori abbiano deciso che non ce la facevano finire, insomma hanno finito in fretta e così. Quello, se qualcuno di voi poi lo ha acquistato ai tempi, secondo me il gioco era anche piuttosto... Non vorrei che queste recensioni fossero negative, perché il gioco non è di facile comprensione, ma se una tematica, uno stile, un'ambientazione a me piace, se il gioco è ostile da imparare, a me diverte di più, ma io sono un po' un discorso a parte. Andiamo su Starbase, di questo, anche questo negativo. L'avevo provato, penso, in live, è un gioco molto complesso, dove dovevamo costruire navi sullo stile Minecraft style, e dove potevamo giocare con altri giocatori, anzi solo con altri giocatori. Non era molto chiaro, infatti lo sviluppo è un po' particolare, i Frozenbyte non sono sicuramente gli ultimi arrivati, però insomma 2 anni di accesso anticipato, quindi ci si aspetta l'uscita in estate. A livello di aggiornamenti, 23 maggio, quindi un mesetto fa più o meno, stanno facendo bug fix, non hanno un grande feedback dagli utenti che lo criticano, però vedete, questa è una recensione di agosto che lo dava come ingiocabile, le recenti sono solo di gennaio, quindi non ha novità, insomma, però anche qui più di un anno fa, gennaio dell'anno scorso tra l'altro, quindi non sta avendo un feedback, ma io lo pensavo già quando è uscito, è un rischio fare un gioco del genere, un po' sullo stile di
Space Engineer, ma completamente online. È molto molto rischioso. Andiamo avanti. Stardeus è un gioco di gestione, anche qui come quelli che abbiamo visto, Cosmotir, così, di navi, di equipaggio, di risorse. Molto interessante, e anche lui ha un prezzo comunque altissimo. Poi per gli appassionati di questo genere sicuramente non sarà troppo. Comunque l'aggiornamento del 9 di giugno, quindi quasi una ventina di giorni fa. Quindi calcolando l'uscita, calcolando gli aggiornamenti, diciamo che è piuttosto seguito. Qua parlano di della riscrittura del sistema di elettricità, e il major update numero 2 e i pianeti complessi, quindi è seguito piuttosto bene e mi conforta. Stone Shard è un gioco che è un eterno early access. Il gioco è molto molto interessante perché aveva dei combattimenti a turni ed era piuttosto brutale a livello di difficoltà. Se ve lo ricordate, ho fatto dei video, una live mi pare, avevo iniziato dalla demo. Il gioco si parla 2023-2024 come data d'uscita, si apre dopo il tutorial, ci apre un pochino un mondo, le recensioni secondo me sono anche migliorate. E il gioco viene aggiornato 26 giugno, due giorni fa, 0.8.1.0 Equipment 3, quindi stanno aggiornando i vari item, i vari oggetti. Secondo me merita, solo che non sarei spinto a giocarlo per la natura di access, perché la storia magari non è completa. Poi è assolutamente interessantissimo. Era un combattimento semi a turni, mi pare, cioè dove vi muovete. Non me lo ricordo, mannaggia, io ne gioco veramente tanti, che c'erano un sacco di oggetti che potevate bere senza saperne l'effetto. No, era proprio a turni, dove si sceglieva l'area di azione delle varie azioni di magia e così via. Era molto molto carino questo, ed è uscito nel 2020. Terraformers invece a me era piaciuto molto, era tra i migliori giochi dell'anno scorso, se non ricordo male. Le recensioni sono per lo più positive, le recenti, molto positive quelle totali. Molto interessante, ovviamente non è ancora in italiano, 20 euro come costo, non è in early access, ultimo aggiornamento ieri, quindi viene ancora parecchio aggiornato per quello che vale. Wayward l'ho portato anni fa, è un gioco hardcore, avevo fatto una guida, un video diciamo di presentazione con un giocatore esperto che era Argonaut. Hanno introdotto un sacco di cose, i porti, insomma, è ancora in early access, è uscito ben praticamente 7 anni fa e non si sa quando lo finiranno, insomma, però il gioco è aggiornatissimo perché 13 giugno, Beacon's Call, cioè guardando come era una volta, guardando come oggi, di cose ne sono state aggiunte veramente tante, si denota passione per uno stile di gioco molto hardcore. Basti pensare che il gioco è gestito o a turni in tempo reale, si può scegliere, ma ogni volta che noi facciamo un passettino il mondo avanza di un passettino, quindi stiamo fermi, il mondo è fermo, e tenete conto che se voi vi fate la vostra base in questo gioco e mettete le torce vanno rifornite. È veramente hardcore, cioè mettete l'acqua piovana e piove si riempie, se non piove non si riempie. Accendete un fuoco, il fuoco consuma legna, una volta che si spegne diventa tutto buio. Ci sono un sacco di oggetti, un sacco di crafting. Non è sicuramente un gioco per tutti, è un gioco per gli amanti di giochi di nicchia come me. E per finire parliamo di Zero Sievert, che è uscito comunque fine anno scorso ed è la trasposizione 2D di Escape from Tarkov. Recensioni molto positive, prezzo 20 euro, onesto, difficilissimo e aggiornato a... In realtà l'aggiornamento fisico è del 19 aprile, ma gli sviluppatori, come vedete, rilasciano ogni mese delle novità sul gioco, sullo sviluppo, quindi il gioco è parecchio, parecchio seguito. E si parla di un anno, quindi probabilmente fine di quest'anno per l'uscita in 1.0. Non c'è l'italiano, la cooperativa poteva anche starci se la intendiamo come una cooperativa con uno o due amici e non un multiplayer come Tarkov, perché il gioco è veramente molto 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 difficile. Ci avevamo fatto forse anche una live. Niente, io spero voi abbiate gradito questo video di aggiornamento. Fatemi sapere, scrivete nei commenti qua sotto che cosa ne pensate di questo
prima di tutto di questo format dove andiamo a rivedere, perché calcolate che io vi ho fatto vedere pochi titoli, ma ho un elenco su Steam di 85 giochi che sto tenendo d'occhio, ne ho scartati alcuni che sono praticamente morti, e però è un modo per, io vi porto tanti giochi, magari dopo un po' andiamo a vedere come sta andando. E fatemi sapere anche cosa ne pensate dei giochi, se tra questi voi avevate visto il video di alcuni, magari li avete acquistati, vi sono piaciuti, li avete resi, insomma c'è questa, sempre questa facoltà di poter rendere i giochi che ci dà una buona sicurezza, insomma io vi porto le mie impressioni, magari un gioco mi piace, a volte magari non lo approfondisco, però insomma lo si prova sempre insieme, magari qualcuno di voi può essere ispirato e acquistare un titolo. Fatemi sapere un po' le vostre esperienze. Io con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.